Animali animali, benvenuti in questo nuovo video. Mi raccomando di godervelo tutto perché è successo il devasto. Un culo grande come una casa anima oggi. Mi raccomando sempre nei commenti, consigliatemi nuovi video e deck da portare per le prossime volte. Superiamo i 40.000 mi piace se volete un altro chest opening e buona visione. Cosa? Tutta sta fatica e me la danno pure sgonfia. Di plastica. E vabbè, ci dobbiamo accontentare. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anime e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi siamo tornati qua, finalmente, su Clash Royale con un nuovo chest opening. Ma qual è la novità che vedrete oggi? È appunto questa. Siamo riusciti finalmente ad arrivare in Arena 9, in Arena Leggendaria, l'arena che tanto, insomma, aspettavo. Volevo svelare i tre segreti più importanti per poterci arrivare. Ovviamente premetto che non mi interessa giocare a livello competitivo, cercare di fare 100.000 coppe in più di quelle che ho adesso. Questo è solo un obiettivo che mi ero predisposto di raggiungere, che quindi magari mi vedrete sempre fare i video quelli con i mazzi stupidi, anche se scenderò di arena, non mi importa. Ma voi cosa ve ne frega? A voi interessa sapere come ci sono arrivato. Regola numero 1: bisogna essere scarsi. Regola numero 2: bisogna shoppare. E nel raro caso non hai soldi, devi bestemmiare. E la terza regola: seguire la regola numero 1 e la regola numero 2. Ovviamente qua se vedete 11 coppe in meno è perché sono arrivata a 3.016 coppe. Infatti poi è ristartata la season, mi ha lasciato i 16 trofei leggenda. Sono tornato a 3.000, poi ho fatto qualche altra partita, ma ultimamente essendo estate ho lasciato perdere. Un'altra novità sostanziale, come potete vedere, mi sono fatto un clan mio. Per non scontentare tutti ho fatto entrare solo le persone da 3.000 coppe in su, perché se avessi preso a random 50 persone tutte le altre sarebbero rimaste scontente. In questo caso ho preso solo le persone che hanno preso seriamente il gioco, che ci sono attaccate e hanno raggiunto un obiettivo come l'ho raggiunto io. Comunque non scoraggiatevi e non demoralizzatevi, perché ogni tanto entra e ogni tanto esce qualcuno, quindi se riuscirete ad arrivare a 3.000 coppe sarò felicissimo di accogliervi. Ma bando le ciance, ciancio le bande, noi vogliamo andare a trovare altre leggendarie, andare a spaccare qualcosa. In effetti voglio solo spaccare qualcosa, che so cazzo me ne frega, le ho tutte le leggendarie. E quindi andiamo ad aprire il primo baule in omaggio. Partiamo sempre cauti, down. Cosa me ne faccio di 86 centesimi? Compro il pane, meno. Andiamo col secondo baule omaggio. Omaggio vuol dire che devi essere felice di un regalo. E invece... e invece non sono felice. Vabbè, allora andiamo ad aprire la sfilza di questi bauler d'argento. Argento vuol dire che se dai l'argento alla tua ragazza è felice. Quindi anche io vorrei essere felice. Non voglio prendere una bomba. Vabbè, andiamo col secondo. Tanto ci ho perso le speranze. Ci ho trovato una leggendaria, una freccia. Non la troverò mai più. L'argento lo trova anche nei bauli d'argento, nei bauli d'oro, nei bauli di qualsiasi cosa. Gratis, quelli che vinco con le battaglie. Io prendo i barbari. Che però in comune io ce l'ho una cosa con i barbari. Ecco stregone, visto che ti ho trovato, fammi questa magia e nell'ultimo baule scata l'ignoranza. Ecco, ho mollato anche gli sputacchi. Non ti ho chiesto gli indiani. Oggi ci apriremo 5 bauli super magici e lì non voglio storie, tutti zitti e muti. Ogni arena che passo costa sempre di più. Io sto già vedendo lì qualcosa che brilla, non so voi. Dai, ti prego, che caccia subito questa leggendaria. E mi dai il soldino. E mi dai l'occhio di Sauron. Cos'è il tiro al bersaglio? Ora inferno che c'ho il coso e poi mi dai gli arcieri per colpire. Può essere un segno premonitore. Elettri vuol dire morte. Carica vuol dire morte. Goblin lanciere di un gas. Sfera infuocata. È una epica. Benissimo, capito. Allora, non sa da va, eh. Si inizia male. Allora io vado subito dai bauli magici. Ma hai voluto fregare. E non mi freghi più i miei sordini. Gigante royale, che non mi importa. Scheletri. Cos'è sta cacata? Voglio riandare ad aprire un nuovo baule super magico. Però adesso lo ispezioniamo, eh. Adesso c'ho anche la bacchetta del re. Che pensate che c'ho solo la corona? Allora, aspetta, ispezioniamo un attimo. Allora, l'oro va bene. Lapide, clandestino, torna a casa. Fornace, immigrata, via. Capanna goblin. Furia, non mi interessa. Dammi un'altra epica, adesso. Cosa me ne faccio? 500 tesli. E niente, c'è un'altra epica. Con lo stretto così forte si sta spaccando. Niente, neanche con la magia funziona. Cos'è? Arrivo in arena leggendaria e non mi fa più trovare niente. Cos'è sta storia? Terzo baule super magico. E gli haters muti. Le frecce per gli indiani. La fornace per i cuochi. I bombaroli per Capodanno. La capanna goblin per gli ubriachi in after sabato sera. Mi hai dato 9 fulmini. Adesso esigo un'altra epica. Me l'ha data. Me l'ha data. Me l'ha data. E 101 drop the bass. Oh! What the fuck you want, bitch? Ma va a cagare!
Chi era il campione? Dove pensava di nascondersi la leggendaria? E andiamo con un altro baule super magico, perché lo so che qua scatta l'ignoranza, ne esce un'altra, perché col cannone spariamo, con gli sgherri mangiamo, con gli spiriti del ghiaccio ci infreddoliamo, col goblin bariamo, con la fornace mangiamo, col giganetto non facciamo un cazzo perché c'è un'epica. E andiamo di bauli magici, che qua ci siamo già fatti prendere troppo dall'euforia. Sono veramente euforico. Tesla non la voglio mai più vedere. E va bene le frecce, e va bene un congelamento, e va bene un lapide, e poi ci sta veleno. Ah, già aveva. Ah, facciamo una cosa, visto che magari Clash Royale è più amico della natura, facciamo che divento un fungo. Un fungo è tuo amico, Supercell. Quindi mi farei trovare una nuova leggendaria, vero? Allora, caccia quest'oro, l'acconciatura di questi arcieri. Che cacchio è, Greta Menchi? Ciao, Greta. Gli sgherri. Io voglio vedere epiche sgorgare. Eccali, oh. Eccali. Eccala lì che c'è un'epica sulla fine. Mi state mangiando i soldi! Non siete più miei amici! Non scherziamo, ci sta le frecce. Gli spiriti del fuoco. Noi vi invochiamo. E che noi barbari non vogliamo. Goblin e lapidi. Bocciatore. È mastino, l'amico! Cosa? Cosa? Non ci credo. Il mastino! Scopo con pollo e scopo con la bolla! E mi scopo anche la cassetta del pollo! Allora, animale, animale, mi sa che non è mai successo che troviamo più di due leggendarie in un chest opening normale. Almeno credo, ne abbiamo sempre trovati due. Quindi abbiamo ancora una buona possibilità di trovare qualcosa. Un altro baule magico, so che c'è la fortuna. Perché il cavaliere sorride, l'ora degli sgherri picchia. Io non sono una cartomante, che cazzo ne so? Fammi uscire su una leggendaria. Tra l'altro ci siamo quasi fatti un altro livello di goblin lancieri. Attenzione, scatta il beat. Oh mio Dio! Che cazzo dici? E poi ti scopo anche a te col pennudo! Allora volete che volano le sedie? Stiamo scherzando. Stregone di ghiaccio a livello 2. No raga, non ci credo davvero. Dov'è sta fortuna? Apri un altro baule subito. Va tutta fortuna qua. Quindi allora continuiamo a girare la fortuna. Jerry Scott, gira sta ruota. No, è finita già la fortuna. Allora, proviamo a fare jackpot. Perché noi potremmo ad andare ad aprire un baule super magico e un baule gigante. Però potremmo anche aprire più baule magici. E quest'oggi c'è stata più roba nei bauli magici che nei bauli super magici. Questo è un bel dilemma. Fammi analizzare più da vicino. Secondo un'attenta analisi ce la potremo giocare. A me piace il gioco d'azzardo, mi piace il rischio. Perché andare ad aprire tanti bauli magici che ci hanno già lanciato due leggendarie così, due ceste su due? Io direi di provare il baule super magico e di fidarci un po' così. Nel caso poi andiamo a consolarci con l'ultimo baule gigante che ci può stare. Ti voglio carico come una bestia. Ho visto bene in te. Siamo già tre leggendarie, non è mai successo. Ne abbiamo sempre prese solo due. 4000 di oro, capanna di bar, 51 mini pecca, 65 lapidi. Sì, ma io qua non voglio le rare, io voglio le epiche. Epiche. Da 500 barbari. Epiche. Allora, dammi un'altra epica. Ti preso, please. Non ci posso credere. Non so più cosa spaccare, però. Quattro leggendarie. Quattro. E niente, festeggio riportando indietro. Come se stessi andando indietro nel tempo, le sedie. Come si dice oh mio Dio al contrario? Oh it me leggendaria. Boom! Madò raga, lo sapevo che dovevo fidarmi, sono fidato. Questo è lo scettro magico. Ricordate, campanella del casino, scettro magico e corona. Non perdona. E adesso, festa grande, andiamo ad aprire anche l'ultimo baule gigante. Ma sì, ma caccia fuori che il cazzo che ti pare, che non me ne frega proprio niente. Immortali, ma sì, bisogna far festa. Capodanno. E ridiamo, brindiamo col cavaliere e 30 domatori. Ma va là, va bene in così, va bene. Quindi, animale, animale, questo video può concludersi qua. Se volete, prossimamente un altro chest opening, supremi 40.000 mi piace, perché 10.000 like alle leggendarie per forza, cioè non è successo mai penso nella vita che con 28.000 gemme qualcuno sia riuscito a prendere più leggendarie così, cioè io ne ho sempre prese massimo due, cioè un culo esagerato, cioè, non so che fortuna mi abbia baciato, forse veramente siamo arrivati in arena leggendaria e mi hanno premiato in questo modo. Quindi vi ringrazio tutti per la visione, 40.000 mi piace, scrivetemi nei commenti qualche altro video da fare su Clash Royale, mazzi strani o consigli vari, visto che adesso l'arena comunque è la gente che trovi picchia forte. Se aspettate la fine del video vedete un altro riquadro con il video o in alto la scheda per vedere uno nuovo. Ti becca domani con un nuovo video. Stay angry, stay animals. Damn.